Buondì e bentrovati con le anticipazioni di ciò che troverete domani sul nostro settimanale. In prima pagina apriamo con la festa degli apprendisti che quest'anno ha avuto luogo in Casa Torre per la prima volta senza l'apporto della PER. Sempre in prima pagina, non poteva essere così, la stramangiata che ha rallegrato il nostro ultimo fine settimana. Infine parliamo anche della strada di Viano, della caduta dei massi e dei 2,6 milioni stanziati dal Cantone per un progetto di risanamento. All'interno del giornale troviamo l'invito alla Pulenta de Cavaglia, rivolto sia ai Pusciavigli in Bolgia ma anche ai Pusciavigli in Val. Quindi abbiamo un ampio contributo a firma di Serena Visentin sulla riapertura o la nuova apertura rispettivamente degli spazi della Marchesi Orologeria qui a Poschiavo. Per quanto riguarda la cultura e il territorio, abbiamo la tessitura Val Poschiavo che è andata alla mostra post-alpina di Samaden, mentre per quanto riguarda lo sport ovviamente abbiamo un rimando alla Viva Bike, al festival del bike interamente dedicato ai bikers, che avrà luogo proprio questa fine settimana e di cui diamo ampio spazio al termine di questa mia rassegna. Per concludere, per quanto riguarda la cultura, abbiamo due inviti per il cinema, uno per il cinema in Casa Besta e l'altro per i film di Devon House. Con questo concluso, magari do ancora la notizia, l'ultima notizia interessante per i cacciatori, quello che dalla prossima stagione di caccia dovranno portare un gilet fluorescente per le loro battute. Con questo veramente concluso, vi lascio quindi Michela Nava e i suoi ospiti a Buon Savedè. Ben ritrovati, come vedete siamo qui con Bruno Raselli e Gianluca Balsarolo, principali organizzatori di Viva Bike, il festival prima edizione quest'anno, il festival della mountain bike, in programma sabato e domenica con quartier generale alle prese. Allora Bruno, ci spieghi di che cosa si tratta e come siete arrivati a proporre questa novità? Sì, è il primo festival di fatto che andiamo a organizzare, è così che la pratica della mountain bike negli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo anche nella nostra regione, si è investito piuttosto parecchio sui trails, come si chiamano oggigiorno, anche da parte della mano pubblica, vari alberghi si sono un po' specializzati su questo settore. Gianluca ha messo anche lui un'azienda dove si occupa di queste cose, per cui abbiamo detto è arrivato il momento di organizzare un evento come una qualsiasi regione che si rispetti di mountain bike. L'idea prima è venuta di farla in estate, perché in estate abbiamo i biker e ci aspettiamo che ne arrivino anche da fuori, difatti abbiamo qualche annuncio. In un secondo luogo andremo a organizzare questo evento a fine maggio, abbiamo già una data, 25-27 maggio per il 2018, perché vorrebbe essere un po' l'inizio della stagione, quando nei vari località come Davos, Livigno, San Moritz non si va ancora in bicicletta, da noi lo si può fare e quindi sarà un po' un punto di partenza, un lancio della stagione, e lì ci siamo fatti già delle belle idee e credo che diventerà un evento molto importante. Comunque adesso siamo concentrati su questo evento e tutto sta filando abbastanza liscio. Ecco, si diceva una festa, un festival, una festa delle due ruote spalmata su due giornate con un'anteprima il venerdì sera. Ci spieghi un po' il programma, che cosa succede alle prese e poi nelle varie location di Viva Bike? Sì, abbiamo pensato a una manifestazione, diciamo, per gli amanti della bike, per i turisti, ma anche naturalmente per la nostra gente, per la gente della valle. Cominciamo semplicemente il venerdì sera con l'apertura ufficiale alle 7 sulla pista di ghiaccio di Le Prese, con un piccolo aperitivo, due parole di circostanza, la presentazione dei vari sponsor. Il sabato invece dopo ci sarà la possibilità, a partire dalle 8:30-9 di mattina, di poter annunciarsi ai trail, le escursioni guidate che abbiamo organizzato, cioè verso San Romero Tirano, verso il Col d'Anzana, come pure il Berlino Express, il mattino e poi il pomeriggio, diciamo.
E diciamo il Viva Bike Village, come l'abbiamo chiamato, che è il nostro quartier generale, ci saranno delle biciclette in esposizione di diverse marche, ci sarà la possibilità di provarle queste biciclette, ci sarà un percorso, una piccola gara a cui tutti potranno partecipare, ci sarà il percorso per i bambini, ostacoli, ci sarà la griglia, ci sarà musica, ci sarà tanto da divertirsi, perciò una giornata diciamo da non perdere. E in più, per finire, la ciliegina sulla torta, ci sarà la cena 100% bio, Valposchiavo, praticamente in riva al lago, nella location della vecchia piscina, diciamo. Questo sabato sera. Invece, per finire, poi la domenica al mattino si potrà ancora fare lo stesso programma fino a circa mezzogiorno, con i trail un po' più corti, che vuol dire selva o verso la presa, diciamo. Ecco, dicevate un evento pensato per i turisti, ma non solo, anche proprio per gli appassionati di bicicletta locale, quindi anche per i valposchiavini. Assolutamente sì, anche perché diciamo la bike anche nella nostra valle è amata, anche i bambini vanno tutti in bicicletta e questa è proprio diciamo l'occasione di potersi ritrovare in un contesto veramente solamente di bike, diciamo così, però non solo, nel senso festa, biciclette, musica, grigliata, divertimento per piccini, per grandi, di una certa difficoltà o di una difficoltà più bassa. Non ci resta allora che dire tutti in sella e l'appuntamento è per questo fine settimana. Bruno, vuoi lanciare l'ultimo invito? Sì, vi invitiamo tutti a venire a trovarci, l'organizzazione si è data da fare. Forse una piccola nota per quanto riguarda le varie attività, ci si può arrivare spontaneamente. Per quanto riguarda invece la cena, se qualcuno volesse partecipare alla cena del sabato sera, ce lo dovrebbe dire anticipatamente, possibilmente già entro venerdì sera o comunque di sabato mattina. Grazie. E arrivederci.